Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale. Oggi è il 4 luglio ragazzi, il 4 luglio, quindi è in America è Independence Day, come Rockstar diciamo ha riproposto questi vecchi articoli dell'Independence Day. Io voglio proporvi un perfetto look stile americano, sia di tuning di automobile che sia di look proprio ragazzi, no? Un look per questo giorno che ci sentiamo, come si dice, patriotti americani per un giorno. Mettiamo pure un'altra T su patriotti, che è meglio. E niente, insomma, ci sentiamo patriotici anche noi, tiriamo fuori quell'americano che sta dentro di noi. Allora niente, io ho preso questa macchina, vabbè, ho fatto tutte le varie modifiche perché l'ho appena comprata. E andiamo a vedere come farla in perfetto stile americano. I colori in stile americano quali sono? Rosso, bianco e blu, ragazzuoli. Quindi andiamo a fare un colore primario, lo facciamo bello, quel blu che c'è, cioè, lo santo scaso, c'è solo quello del blu, quindi non potete sbagliare, è blu. E poi l'altro colore, il colore secondario, cioè mettiamo il rosso. E anche con quello non vi potete sbagliare, non questo, però rosso proprio, rosso, basta, c'è scritto solo rosso, né caramella, né Torino, né rosso, dovete mettere rosso, quindi. E il bianco ce l'avremo di serie, come lo state a vedere, c'è sto bianco di serie, certo, se c'erano le stelline sulle fiancate era una bomba, però si può ammicare tutto dalla vita, insomma, no? E niente, e per quanto riguarda la colorazione della nostra auto coatta, ci siamo. Adesso andiamo a mettere comunque dei cerchi, andiamo comunque a mettere un colore dei cerchi, dopodiché andremo a mettere il famoso fumo patriottico, giusto per rimanere in tema. E il gioco è fatto ragazzi, abbiamo la nostra bella macchinina del cazzo patriottica. Dico del cazzo perché sta macchina fa schifo, a me personalmente fa schifo, però l'ho comprata perché ho detto vabbè, buttiamo lì, famo sta cazzata patriottica, ho comprato sta macchina perché mi pareva diciamo quella più adatta per fare sta cosa, insomma, no? Quindi chi ce l'avesse e se sentisse patriottico, sempre con tante T, può fare questa cosa, insomma, no? Adesso andiamo a mettere i cerchi, ci mettiamo rossi vanno benissimo, mettiamo il fumo patriottico e pronti per festeggiare sto Independence Day ragazzi. Però manca ancora una cosina, manca, ci vuole il look giusto ragazzi, non è che uno può fare l'Independence Day così. E come sapete tutti, questo Independence Day ci sono questi look patriottici, no? Chi è della vecchia guardia, cioè che ha cominciato a giocare da tanto, saprà che ci sono questi look. Chi ha cominciato a giocare poco tempo fa, comunque lo saprà uguale, perché sono passate informazioni dappertutto, quindi insomma me dite cazzate che non lo sapete, perché non è così. Allora andiamo a vedere un bel completino da zoccolona bello patriottico, vediamo, ci mettiamo un completino da maggiorette tipo questo, dai, però queste cose in testa non è che mi gusta tanto, non... vediamo, no, io opterei per il primo, per questo qui, però avevamo le stelline perché mi pare una lumacona, mi pare, non lo so, a me piace queste stelline, va. E invece ci metterei un bel cappello, un bel cilindro, dai, stile americano proprio. Dove stanno i cappelli? Dove stanno i cappelli? Allora, stanno lì, eccoli qua. Andiamo a vedere sti cappelli e ci mettiamo un bel cilindro, ragazzuoli. Cioè, che volemo fare? Non dove con queste stelline, insomma, dai, mo va bene lo stile americano, però... Ma già siamo ridicoli da nostro. Ci mettiamo pure le stelline in testa. E niente, mettiamo sto cappello qui e siamo pronti ragazzi, non ci manca nient'altro. Abbiamo
il tuning americano, la nostra bella macchina del cazzo, stile tuning americano, con i colori rosso, bianco e blu, e la nostra tipetta, una sorta di maggiorette stile americano. Però manca ancora un'altra cosa, ragazzi, la pittura. Dobbiamo pitturarci la faccia, no? Che famo, non se pitturiamo? Se pitturiamo sì. Quindi niente, andiamo qui al parrucchiere e ci facciamo una bella pittura facciale, che mi pare che ce ne sia solo una, non è che c'è sta grande scelta, almeno per le donne è così, poi per i maschietti non lo so. Quindi niente, cerchiamo sta pittura americana, mi sembra di averla già passata. E niente, ci pitturiamo, ci abbiamo l'occhialetto, ci abbiamo il cappellino, e ci rimane da fa. Anna spara a Dubotti, raga, andiamo a sparare a Dubotti, e bazooka ce l'avemo, e andiamo a fare due fuochi d'artificio. Comunque ragazzi, per chi volesse essere ancora più stile americano, c'è pure il Monster Truck, se qualcuno ce l'ha che se lo può comprare o che ce l'ha già comprato. Quindi vestiamoci tutti quanti a sta maniera, dai, lanciamo sta moda giornaliera per oggi. E niente, questo è lo stile americano, ragazzi. Quindi magari per un giorno si può fare, no? Eccolo, 4 luglio, poi domani è finito, ve levate tutto, levate sta bella rottura dei coglioni, avete fatto finta di essere americani e finisce la storia, insomma, no? Quindi niente, ragazzi, cos'è che mancava? Ah, dovevamo sparare a Dubotti, certo, dovevamo sparare a Dubotti. Le fontane non le famo perché quest'anno Rockstar ha deciso che le fontane o i fuochi, insomma, i giochi pirotecnici lì non ci stanno, quindi ci dobbiamo solo accontentare sti Dubotti, quindi faremo sti Dubotti. Niente, ragazzi, per questo video è tutto, penso che in giornata ne seguiranno altri, restate connessi sul canale, un saluto da Maxi e al prossimo video.